Bene amici e buonasera, la quarta giornata di campionato del massimo campionato di calcio a 5 propone qui al Palarigo Piano di Pescara il derby tra la squadra di casa e il Montesilvano, sfida di grande fascino dal pronostico incertissimo. Out fra i padroni di casa Ariati, Cusso e Mastro Pierro, squalificato Caputo e non in perfette condizioni Morgado nel Montesilvano, ma la sfida si preannuncia comunque intensa. Buonasera qui al mio fianco a Franco Albanesi, che ci presenta in due parole questa partita. Buonasera, sì, come giustamente tu hai detto, derby interessantissimo con l'abruzzese, naturalmente due squadre con obiettivi diversi, il Pescara deve soltanto pensare a salvarsi, ha mantenuto bene o male la stessa rosa della scorsa stagione, si è migliorato invece il Montesilvano, che punta naturalmente a vincere qualcosa di importante. E andiamola a vedere le formazioni, partiamo con gli ospiti. In maglia nera il Montesilvano col numero 1 Bernardi, il 2 Planas, il 3 Forte, il 4 Garcias, il 5 Ghiotti, il 6 Bitetti, 7 Crema, 8 Jonathan, 9 Junior, 10 Foglia, 11 Morgado che è il capitano, 12 Martino, l'allenatore Fulvio Colini. Risponde la Ponzio Pescara nella tradizionale maglia strisce bianco-azzurra. Col numero 1 Redivo, il numero 2 Emanuele Ayala, il 3 Puzzi, il 4 Gabriele Ayala, il 5 Moglio, il 6 Pereira, il 7 Velasquez, l'8 Del Ferraro, il 9 Manzali, il 10 Rosigna che è il capitano, l'11 Claro, il 12 Chiavarolli, il tecnico è Gianluca Marzoni. Gli arbitri sono il primo arbitro il signor Zennaro della sezione di Venezia e il secondo arbitro è Sgangini della sezione di La Spezia. È tutto pronto, avete già visto, inquadrate dalle nostre telecamere, guidate in regia da Umberto Orti, che qui alla Palarigo Piano c'è il pieno delle grandi occasioni. Del resto è un derby molto sentito, anche se Franco Albanesi diceva giustamente con diverse ambizioni si apprestano, però in qualche modo è così. Fra l'altro c'è un derby nel derby, perché i due fisioterapisti delle due squadre, Matteo e Luca Fusco, eccolo qui, noi vediamo Luca Fusco, è nel Pescara e questo qui è il padre, Matteo Fusco, che invece è il fisioterapista del Montesilvano, quindi un derby nel derby, Franco, ma eccole qui, le squadre sono pronte a giocare. Vediamo i quintetti iniziali con il numero 4 Ayala, con il numero 7 Velasquez, con il numero 2 l'altro Ayala, Emanuele, che sono un po' la spina dorsale, sì, di questa squadra. Con il numero 10 abbiamo visto il capitano Rosigna, qui inquadrato Fulvio Colini. Si parte, adesso daremo anche la formazione, sono Garcias, Foglia, Forte e Ghiotti ovviamente in campo per la squadra ospite. Aggressione. E subito c'è il tiro, grandissimo il gol di Forte, un'incertezza della difesa, non è passato nemmeno 20 secondi, Montesilvano in vantaggio. No, ti stavo proprio per parlare, aggressione massima da parte del Montesilvano, addirittura in 4 negli ultimi 15 metri, li vediamo tutti insieme. Emanuele Ayala controlla male il pallone, anticipa benissimo Forte che di punta fulmina il portiere avversario. 1-0, si parte subito alla grande. Sì, non avevamo fatto in tempo, fra l'altro Redivo è stato praticamente sorpreso perché non si aspettava che il suo compagno si facesse anticipare in questa maniera, ma questo la dice lunga sulle intenzioni del Montesilvano. Sì, aggressione, ti dicevo, addirittura tutti e quattro gli uomini negli ultimi 15 metri offensivi, in pressione. Attenzione ancora a Foglia, un gioco di gambe, questa volta è molto bravo Gabriele Ayala. E si può ricominciare da capo. Ancora Foglia, gioca con Forte, la palla è per Ghiotti, sbaglia questa volta. Velasquez, il pallone dentro per Emanuele Ayala, cerca di rubargli palla e ci riesce ottenendo il fallo letterale. Garcias è arrivato quest'anno dalla Lazio Nepi, ora Lazio Colleferro, visto veramente importante, un giocatore dal rendimento costante ed elevato soprattutto. Qui c'è il tiro, non si fa sorprendere Redivo fra l'altro, che è uno dei nuovi acquisti del Pescara,
viene dalla Reggiana. Mette qui Ayala, cerca il tiro contratto da Ghiotti. Stavo notando che Manuel Ayala, che secondo me è stato il giovane più interessante sicuramente della scorsa stagione, ha perduto malamente subito i primi tre palloni, ha iniziato male, è un giocatore invece che ci ha sempre deliziato con delle giocate straordinarie. Attenzione intanto a Foglia, ci mette una pezza a Velasquez e può intervenire Redivo. Sì, proprio lui invece in questo recupero sta riprendendo forza, perché ti ho detto è partito male, è partito un po' lento, forse proprio come tipo di attenzione, perché ha perduto tre palloni malamente in mezzo al campo, dei quali uno purtroppo è costato lo svantaggio al Pescara. In questo momento invece l'abbiamo visto in un recupero difensivo molto interessante. Treghiotti ricomincia addirittura con il proprio portiere, con Bernardi, sfoggia una sgargiante maglia rosa. Abbiamo sentito prima della partita, capitano Morgado è in panchina ma non è in grande condizioni, e qui è molto bravo Redivo a anticipare Ghiotti, servito dal proprio portiere in uscita. Gabriel Ayala per il fratello, si scambiano il pallone i due e poi si ricomincia con capitan Rosigna. Ancora Rosigna, ma può partire Foglia nell'uno contro uno, vediamo se se ne va, c'è il fallo, chiede il tuffo da parte di Foglia, gli arbitri però intervengono e danno la punizione a favore del Montecipa. Lo sgambetta nettamente, Foglia sullo slancio naturalmente sembra proprio che prende il volo, però lo sgambetto c'è, tutto il contatto c'è, la punizione è giustissima. E c'è dunque il primo fallo contro la Ponzio Pescara, sarà Garcias sul pallone a dare il via a questo schema da calcio da fermo. La palla è per Foglia, voleva l'intervento di Ghiotti, c'è un intercetto forse con la palla che tocca involontariamente il braccio di un giocatore della squadra di casa, però gli arbitri lasciano correre, rientra in possesso di palla il Montesilvano che fin qui sta facendo la partita. Sì, sta facendo la partita, anche se il Pescara sta tenendo bene il campo ora su questa pressione molto alta, anche la squadra dei Marzuoli recupera tanti palloni, però poi come ti ho detto Emanuele Ayala, che è il loro giocatore di spicco, è quello che dovrebbe fare e dare sicuramente qualcosa in più alla squadra. Eccolo qui intanto che prova ad andarsene sulla linea di fondo, però se la porta oltre la linea di fondo. Sì, in questa giocata era molto difficile, c'era uno spazio molto ristretto, ma anche prima ha perso un altro pallone in mezzo al campo. Ti ho detto, lo vedo un po' giù, sicuramente non ai suoi livelli, almeno per questa parte iniziale di gara. Entrato intanto in campo Junior, uno dei veterani del nostro campionato, è partito alla grandissima Junior, segnando già alcuni gol, fin qui è il capocannoniere con 6 reti, a dispetto di un'età che non è più giovanissima. Intanto vi voglio dire che si sono concluse già alcune partite, il Terni ha vinto in casa contro la Prosciclina, in qualche modo questo è un risultato importante, l'abbiamo visto la settimana scorsa, i problemi con cui deve fare i conti appunto il tecnico della squadra umbra, con pochi giocatori e contro una squadra che è vero che viene dalla 2 ma di grande ambizione come il Prosciglio, un ottimo risultato. E poi c'è la vittoria esterna della Marca Trevigiana, altra neopromossa, sul Reggio Calabria, che rimane così a 0 punti, una situazione che si fa immediatamente difficile. Tra l'altro andremo a vedere il Reggio Calabria nella prossima settimana, perché sabato le camere di Rai Sport Satellite saranno appunto in Sicilia per Prosciclina Reggio Calabria. Abbiamo intanto Morgado che è entrato in campo, fa buona guarda però Muoio, che calcia però in fallo laterale. Abbiamo ancora Morgado che però si sbaglia, commette infrazione. Sì, posizionamento del pallone. E vediamo qui una bella inquadratura di Fulvio Colini, l'allenatore del Montesilvano. Allenatore esperiente che ha già vinto molto.
Redivo serve Muoio, palla però che trasmette malamente il pallone a Puzzi, su sì. Puzzi sì, che non ha colpe nello sbagliato controllo. Abbiamo visto che ovviamente non è una grande trasferta, si può dire che hanno attraversato soltanto la strada da un marciapiede all'altro, ci sono tanti tifosi del Montesilvano qui alla palla di Gopiano di Pescara. Il colpo d'occhio, come avete potuto vedere, è di quelli che fanno piacere, mentre una bella girata di Junior che controlla il pallone, poi esplode il sinistro abbondantemente al lato. Però ha cominciato bene la stagione Junior. Sì, molto bene il Montesilvano. Attenzione, tanta Foglia! Sta mettendo in grande difficoltà il Pescara, soprattutto. Attenzione intanto però Agiala, i numeri di Agiala, va per terra, non c'è intervento arbitrale, a mio avviso si è lasciato andare. Velázquez ha tentato questa percussione, sì, centrale, Velázquez. Era riuscito quasi a ritrovare la coordinazione, poi vediamo, si risposta sul destro e qui si e lascia invece, proprio sì, andare. Sì, si lascia lui andare vedendosi chiuso. Velázquez ancora, Velázquez. La palla per Muoio. Ti dicevo, il Montesilvano sta sicuramente difendendo bene, difende molto alta la squadra di Fulvio Collini in questa, con questa grande pressione che sta dando alla squadra di Margioli, e non riesce a farla ragionare, non gli fa mai impostare un'azione tranquillamente, non gli dà modo di provare le giocate. E il Pescara infatti è riuscito a trovare la profondità solo su palle recuperate. Giostra Puzzi per Muoio, Del Ferraro non riesce a controllare il pallone, quindi potrà rimettere Leandro Plana appena entrato in campo. Stiamo notando che da tutte e due le parti comunque ci sono panchine di tutto rispetto, soprattutto a quella del Montesilvano. Entrano e escono giocatori di grandissima qualità, ricordiamo. Silvano è una delle tre squadre sicuramente costruite, come dicevo all'inizio, per vincere qualcosa di importante in questa stagione. Una squadra che lo scorso anno ha vinto la Coppa Italia e ai playoff. In semifinale molto discussa, sì, con la Lazio, come ricordi. Una squadra già formata, poi quest'anno. Terzo ai rigori, diciamo, la terza partita. Nonostante le squalifiche, le cose, ricordi quindi, tutta la vicenda, e comunque quest'anno ha acquistato questi due giocatori importanti, quale Planas e Garcias, che facevano parte sempre dei giocatori storici, sempre che ha avuto a disposizione Fulvio Collini, che conosce molto bene, perciò, e giocatori soprattutto che nei momenti importanti, nei momenti decisivi, quali saranno la Final Four di Coppa Italia, la finaletta di Coppa Italia, i playoff, in quei momenti là sono giocatori poi determinanti per la loro grande esperienza. Attenzione intanto l'errore, Junior, palo, aveva fatto un gran numero, ma ancora una palla persa, questa volta l'aveva persa Del Ferraro. Siamo andati al palo mentre c'è il fallo fiscato contro il Montesilvano, lo rivediamo. Come Junior. Dicevo, Junior aveva piazzato una palla di sinistro a giro sul proprio avversario diretto, fantastica. Però come dicevo, sta mettendo in difficoltà il Pescara con questa pressione molto alta, questa difesa molto alta, il Pescara non riesce a impostare, rubano tanti palloni i giocatori di Collini e ancora una volta hanno rischiato di fare il secondo gol. E qui tira direttamente in porta e per poco non interviene Rosigna, mentre si trova Ghiotti, qui c'è tutto lo scambetto, una punizione, ha rischiato quasi il rigore, si era quasi al limite dell'area di rigore, dicevo nell'azione prima ha tirato una punizione direttamente in porta e più niente, Rosigna non è riuscito a trovare la deviazione, sì, vincente. Vediamo adesso, mentre sono due i falli commessi dalla Ponzio Pescara, sarà Morgado. Sì, attenzione, c'è Junior opposto che potrebbe calciare, Morgado di piatto invece calcia direttamente in porta e Redivo invece riesce a opporsi. Junior, Foglia, Ghiotti, Planas, Junior testa la sua manovra, Junior veramente scatenato, Junior! Ancora una volta azione importante, il pivot di Collini, recupera un'altra palla nel Montesilvano.
Dice un'azione importante perché resiste all'intervento dell'avversario di diretto, poi porta la palla sul sinistro e scarica veramente a rete. Molto bene l'inizio di questo giocatore, che naturalmente è un giocatore che non dobbiamo scoprire noi oggi. Ci mancherebbe, però essendo nel 72 di luglio ha compiuto 35 anni già, siccome l'altro anno avevamo visto un junior rinato, sicuramente la buona stagione del Montesilvano è dovuta anche a un junior ritrovato, quest'anno si è ripresentato come si era lasciato, forse ancora meglio. No, si è ripresentato veramente alla grande. Eccolo oggi, qui, lo rivediamo, guarda. Oggi lo sto vedendo, ma soprattutto nelle reattivo. Due occasioni dell'intervento con l'avversario alle spalle, non si è né lasciato andare né ha proprio resistito all'intervento, e sull'intervento dell'avversario è riuscito a trovare poi il guizzo giusto. E questo sicuramente è sintomo di buona salute, di buona tenuta atletica, fisica e mentale. Intanto Rosigna che mette la palla, c'è il fallo, no, non c'è, vorrebbero addirittura la simulazione quelli del Montesilvano, gli arbitri comunque lasciano correre. Garcias interrompe la trama avversaria. Beh, viene toccato, si lascia andare dopo, però viene toccato da quindi, tutti e due. Giusta la decisione, né punizione né ammonizione, mentre qui Morgado va a discutere con il signore Sgangilli. E viene anche il secondo fallo. La situazione dei falli è di due pari, mentre Gabriel Ayala sul attenzione pallone. A Puzio Posto, che è dotato veramente di un calcio a rete molto molto importante. Gli arriva infatti la palla, palo, si era buttato in ritardo Bernardi, c'è stata la deviazione di un suo compagno che l'aveva messo completamente fuori causa. Vediamo, la palla viene schiacciata da Planas, eh sì. Quindi un palo per parte, partita che si mantiene interessante e viva, giocata ad ottimi livelli. Guardate Garcias e Morgado, Ghiotti, come sono altissimi, sono praticamente schiacciati tutto nella tre quarti campo avversaria. Adesso cerca di venire via Velasquez e viene fischiato un altro fallo. È stato buffo perché sembrava la rabbia del Montesilvano, come se il fallo fosse stato fischiato contro, invece è a favore. La squadra allenata da Fulvio Chiolini, per Garcias, Planas, adesso attacca alto in pressing anche il Pescara. Velasquez ha messo il fallo laterale, Garcias, Planas attaccato, si libera immediatamente di Rosigna, poi rientra. Grande numero di Planas qui in banda sinistra, fa finta di andare sul controllo, invece allarga l'adduttore e riesce a superare di slancio Rosigna, veramente un gran gesto. Finisce a terra Foglia, può ricominciare dunque il Pescara. Continua ad arrivare gente, veramente pieno in quasi ordine di posti il Palla di Copiano, lo sapevamo, abbiamo visto arrivando anche in città i cartelli che annunciavano questa partita. La palla rimane in campo, finisce a terra senza fallo, può ripartire, si arrabbiano i tifosi del Pescara. Foglia, Foglia, la palla in profondità per Garcias. Il numero su Ayala che mette a terra l'avversario, è il terzo fallo, ma che numero di Garcia, se lo possiamo riapprezzare qui. Tunnel. Sì, tunnel con la suola, l'intervento però di Ayala è troppo veemente, non serve a niente, l'avversario è sul fondo, bastava coprire centro area e andare a chiudere l'avversario nell'angolo, un fallo abbastanza sciocco. Siamo ancora a 9.27 dalla fine, 1-0 per il gol
nei primissimi secondi da parte di Forte. Qui Foglia non arriva a Planas, era molto ben giocata. Il giocatore argentino si lancia sul secondo palo, ma non riesce nel tapin vincente. Molto giocata giusta, schema riuscito benissimo, leggermente in ritardo Planas. Emanuele Ayala per Rosigna. Ancora Gabriel Ayala, sempre più massiccio il giocatore di Gianluca Marzuoli. Fisico importante, Foglia recupera palla, il numero di Forte per andarsene, poi riceve dall'altra parte Garcias. Può ricominciare con calma con Foglia, ancora Garcias, il doppio scambio con Foglia, continuano a duellare, a duettare i due giocatori. Foglia si può liberare nell'uno contro uno, cerca di rientrare, si oppone ancora una volta molto bene, questa volta Velasquez. Sono portato a confondermi fra Velasquez e Manuel Ayala, hanno il 2 e il 7 che non si vedono molto bene. Questo è Manuel Ayala, cerca di servire, chiude molto bene Planas su Rosigna, evita anche che la palla finisca. Ancora Forte per Garcias, ancora Forte, ritorna indietro per Garcias. Partita che si mantiene sul filo dell'equilibrio. Sì, non deve smettere il Pescara di pressare anche lei molto alta, di combattere su ogni pallone, non deve ritirarsi e schiacciarsi nella propria metà campo perché potrebbe fare il gioco in Montesilvano. Sul possesso palla sono dei giocatori che possono veramente far passare i minuti. Va via Foglia, si oppone questa volta col corpo, a mio avviso ancora giustamente viene fischiato il fallo, sì, e il fallo quinto tutto. Fallo, quinto fallo a 8 minuti dal termine. Abbiamo visto la faccia perplessa di Gianluca Marzuoli in panchina. Foglia negli uno contro uno diventa micidiale, spesso costringe l'avversario a fallo, mentre qui c'è un tentativo velleitario di Puzzi, finisce abbondantemente al lato, e quindi questi 7:43 alla fine. Ogni volta che sarà fischiato fallo sarà a tiro libero. Qui è Junior. Oh! Cerca di sorprendere, per poco ci riesce Redivo, lo rivediamo in una presa non proprio... Ha calciato molto forte a incrociare, no? Sì. Tiro veramente velenoso. Ha comunque evitato il peggio il portiere del Pescara, ma Junior veramente stratosferico fin qui. Usato ovviamente con il contagoccia, abbiamo detto, lui ha fatto 35 anni, credo 35 anni, non sono pochi. Mentre rivediamo ancora, grazie al replay che ci viene offerto dalla regia guidata da Umberto Orti, si arrabbia Redivo, abbiamo visto, con i propri compagni, perché nell'uno contro uno sia soprattutto Junior riesce ad andarsene sempre a trovare lo specchio della porta. Qui invece non se ne va, arriva il fallo e arriva il tiro libero. Qui il fischiato di Zennaro, non sono riuscito a vedere bene, non sembrava forse ci fossero gli estremi. Vediamo Zennaro, il primo arbitro della sezione di Venezia, essere in qualche modo abbastanza convinto di quello che ha fischiato. C'è il tiro libero affidato al piede di Foglia o di Morgado. È Morgado che tira. Redivo va quanto più gli consente il regolamento fuori dai pali. Parte Morgado e molto bravo Redivo, parte in contropiede il Pescara. Grande azione del Pescara. Subito la ripartenza, si è ritrovato sul rimpallo col proprio portiere, la palla fra i piedi. Il giocatore del Pescara, sono ripartiti 3 contro 2, è riuscito a calciare Velasquez, l'ha preso un po' ad esterno, ma poteva essere veramente... E qui lo rivediamo, tirato male però Morgado.
E qui evidentemente l'arbitro non se l'è sentita, perché proprio mentre stavi parlando il lancio nei confronti di Junior, c'è stato un intervento di un giocatore avversario che l'ha spinto senza palla, l'arbitro non se l'è sentita di intervenire. Junior ancora un numero per mantenere il possesso di palla, Foglia che serve Morgado, prova a girarsi, viene contrato molto bene, però rimane in possesso di palla. È stato bravo Muoio a non farsi sorprendere dai numeri di Morgado, qui invece il numero che però poi finisce con la palla in fallo laterale di Junior non arriva a servire il compagno Velasquez, nel caso era Muoio, regala il pallone agli avversari. Siamo al limite di 6 minuti al termine di questa prima frazione di gioco, il risultato è ancora 1-0. Tiro libero fallito da Morgado, grossa occasione per raddoppiare dunque per la squadra ospite. Dopo un avvio in cui sembrava il Montesilvano padrone del campo, come ha fatto giustamente notare Franco Albanese, intenzione intanto a Morgado, finisce a terra, non c'è nulla. Il Pescara ha alzato il suo baricentro e in qualche modo ha limitato i danni, anche se si è dovuto caricare di falli per questo sì, suo atteggiamento. Un paio tattico di falli secondo me regalati da Gabriele Ayala, quello sull'angolo sì, e quello su Foglia lì in banda destra, regalati perché tutti e due in ritardo e poi col giocatore lontano dalla porta non poteva essere pericoloso in quel caso Foglia. Ancora Junior, può girarsi, Junior ci prova, ci mette le mani, esulta il portiere, eccolo qui, Redivo, aveva tirato, reattivo il numero uno, qui è Morgado, non trova il tempo per calciare al volo anche per l'uscita di Gabriel Ayala, ricomincia comunque la squadra ospite, Morgado, forte Garcias, forte per il portiere in difficoltà, stava per intervenire Muoio. Ancora in un nulla di fatto questa azione del Pescara, il calcio a cercare immediatamente Junior da parte di Bernardi, fa buona guardia Puzzi e quindi ancora rimessa laterale per il Montesilvano. Ancora Bernardi a cercare Morgado, troppo lungo. Morgado, lo ricordiamo, sta giocando ma non è nelle migliori condizioni, frutto di un affaticamento muscolare anche per gli impegni avvicinati della nazionale. Viene troppo il capitano del Montesilvano alla squadra azzurra ora che siamo alla vigilia quasi degli europei il prossimo mese. Manca poco più di un mese. Attenzione intanto a Gabriel Ayala, trovato il tiro respinto, ancora una palla quasi persa questa volta, poi Rosigna rientra in possesso del pallone, ancora Gabriel Ayala lanciato in profondità dal suo capitano, fa buona guardia Morgado in ripiegamento, non riescono a liberarsi bene al tiro, fa in fase difensiva il Montesilvano. Franco sta giocando con molta attenzione. Molta attenzione, ti ho detto, lasciano veramente pochissimi spazi, pressano molto bene, naturalmente c'è anche da dire che Montesilvano è dotato anche di giocatori che naturalmente anche a livello internazionale, perciò giocatori che sanno far bene tutte le fasi, sia quella difensiva che quella offensiva, e concedono veramente poco. Sì, molto reattivo ancora una volta Redivo, e a quello che tu dici esce un giocatore come Forte che è nazionale, entra Planas che è un nazionale argentino, è comunque uno dei migliori giocatori nel suo ruolo a livello possiamo dire mondiale. Beh, Franco, sicuramente lo è stato, lo è stato, no ma la sua esperienza, il suo modo di stare in campo tatticamente, un giocatore fondamentale, un giocatore di grande temperamento, poi a 32 anni però non li dimostra, no, ancora sta molto bene, la scorsa stagione ha fatto molto bene a Bisceglie, è stata anche col suo innesto la squadra pugliese è stata la rivelazione della stagione.
tra l'altro diciamo 32 anni da compiere, perché li compierà il 28 novembre, quindi non gli vogliamo dare più anni di quelli che in effetti ha. E poi per come si vede in campo è un sempreverde, anche perché quando si ha la classe e l'esperienza per giocare a certi livelli, gli anni sembrano passare con più lentezza. Eccolo qui, Planas in un'azione personale, molto intelligentemente ha comunque chiuso l'azione per non dare la possibilità agli avversari di ripartire. Siamo entrati quasi negli ultimi 3 minuti, partita che sta vivendo in questo momento un momento di stanca, una fase di stanca. Non si sono risparmiate, ci sono state poche interruzioni da parte delle due squadre. Qui c'è il tiro improvviso di Velázquez. Dobbiamo ricordare sempre che Ariati, Gus e Mastro Pierro non sono disponibili nella Pescara. Fra l'altro Ariati, mi dicevi, hai parlato con Margioli, addirittura i crociati. Sì, alla prima amichevole che hanno disputato quest'anno si è fatto male il giocatore che veniva dal Cesena, purtroppo crociati per lui, lungo stop. E questo è sicuramente un problema. Foglia, Garcias sul attacco di Rosigna, finisce per perdere palla, può riattaccare il Pescara, questa volta si porta Emanuele Ayala, mette palla in fallo laterale Foglia, rimane in zona d'attacco il Pescara, ancora il Pescara cerca di servire, non riesce a controllare. Sì. Purtroppo... era una grande invenzione, purtroppo la palla andava data forte perché ormai era pressato, Emanuele Ayala non ha potuto controllare, perché sì, sennò si sarebbe trovato girandosi a due passi da Bernardi. La Planas a Garcias, ancora Garcias, ma ha molta più difficoltà di manovra adesso il Montesilvano, spesso costretta a uscire dal pressing così. Ma si appoggia sempre su Bernardi il Montesilvano sull'impostazione, soprattutto quando viene pressata la squadra di Collini, ha la facilità dell'appoggio sul proprio portiere, che è dotato di un gran piede, che può gestire sia il possesso palla e perciò allontana dalla palla. C'è la punizione per un fallo di Ghiotti su Rosigna, fallo che ci sta a tutto, il terzo fallo quando mancano 2 minuti alla fine. Lo vediamo giù in fondo sulla destra il nostro teleschermo, la spinta di Ghiotti nei confronti di Rosina, c'è questa punizione, è entrato Muoio, proprio ha fatto subito la sostituzione a Margioli per cacciare questa punizione. Staremo a vedere come saprà sfruttare al meglio la squadra del Pescara la palla ferma. Vediamo le indicazioni proprio che arrivano dalla panchina, si mette come opposto Rosigna, Muoio prende una grandissima rincorsa, gli altri due giocatori sono praticamente dentro la porta, parte Muoio, la bomba forte si immola, era il secondo della barriera. Posizione calciata con tantissima rincorsa, molto forte, ma lì c'era un muro di giocatori del Montesilvano, è difficilissimo trovare lo spazio per passare. Ancora Velázquez del Ferraro, Velázquez cerca di andare via, non riesce però a superare Ghiotti. Emanuele Ayala, Emanuele con Planas del Ferraro, Velázquez, la palla è per Capitan Rosigna, cerca di andare via Rosigna, ancora del Ferraro, ancora una volta Planas, che poi non riesce a servire Ghiotti che si sarebbe involato nell'uno contro uno sulla porta avversaria. Qui un gran numero di Ayala, ancora il numero di Ayala, grande la risposta tutte e due le volte, ma non finisce qui, ancora Rosigna, ancora Velázquez questa volta. Finalmente ho rivisto Emanuele Ayala che conosciamo tutti. Ecco, lo rivediamo, il gran numero anche su qui, Foglia, anche qui sul recupero del pallone ha riprodotto un'azione importante. Finalmente... ma bravo anche Bernardi. Sì, Bernardi chiude benissimo lo specchio, però lui finalmente è riuscito a produrre un qualcosa di importante in fase offensiva per la propria squadra. 1:15 alla fine, sarà rimessa dall'angolo per il Pescara mentre viene asciugato
il sudore, dobbiamo dire che c'è abbastanza umidità dentro alla pala Rigopiano. Proprio Emanuele Ayala fa buona guardia a Planas, rinvia la difesa ma ricomincia con Gabriel. Ancora una volta però Foglia lo contra in maniera pericolosa, un po' disattento Gabriel Ayala, oltre ai due falli fatti, la palla persa, forse si è innervosito su quell'errore in avvio, probabilmente. L'errore in avvio è stato fatto del fratello, sì, di Emanuele. Perfetto, forse però, per simpatia del fratello, sì, familiare. C'è il time out, il time out chiesto da Fulvio Colini del Montesilvano. Noi possibilmente lo andiamo a sentire quando manca poco più di un minuto. Andiamo a sentire la panchina del Montesilvano. Anche per non fare mischie qua, perché se ci sono mischie qua c'è punizione dal limite. Andiamo, smischiamo, prendiamolo a campo, facciamo pressione e eventualmente facciamo un fallo. Adrià, è inutile che li facciamo giocare qua davanti gratis. Facciamo il possesso, stiamo attenti se c'è possibilità di farlo o no. Fai la parallela e poi vediamo. Adriano, facciamo la parallela e poi vediamo adesso. Ivan, facci respirare. Prendi palla, facci respirare, giriamo la palla, manca un minuto. Franco. Sì, accortosi che la propria squadra non pressava più molto alto e giustamente ha detto perché dobbiamo farli arrivare fino a qua, nelle mischie poi può succedere un po' di tutto, possiamo provocare anche delle punizioni. Visto che hanno solo rischiamo, tre falli. Bravissimo, rischiamo troppo, invece saliamo, casomai possiamo spendere un fallo. Ha chiesto poi giustamente a Junior di prendere possesso. Esatto, eccolo qua. Brutto fallo ancora una volta di Ayala, che tira brutto nel senso di sciocco la maglietta di Junior. Non lo stavo guardando. Tiro libero. Guarda, adesso Umberto Orti in regia ce lo mostrerà sicuramente. Secondo me è sciocco perché la maglietta adesso non so quanto, ma si vede proprio tirata la maglietta, proprio sotto gli occhi dell'arbitro. Vediamo, questa volta sarà Junior a tirare, che chiede all'arbitro Zennaro di controllare. Cambia il calciatore il Montesilvano, non calcia Morgado, calcia Junior. Comunque la posizione di Redivo, che ancora una volta è molto fuori dalla porta. Adesso rientra perché aveva provato il pallonetto. Si danno l'ok a vicenda i due giocatori. Aveva capito tutto, sì, da ma come era partito. Gino non l'ha guardato perché lui è rientrato ma 2-3 secondi prima quasi. Sì, ma comunque era tirata anche male, anche se fosse perciò rimasto Junior, davanti era proprio Junior rinforzata. Se l'avesse guardato che lui faceva i due passi indietro l'avrebbe messo sul passo e anche di piatto gli avrebbe potuto veramente far male. Invece non ha guardato il portiere avversario, però è stato bravo Redivo, forse aveva capito che avrebbe calciato così perché per quello ritornava indietro. Intanto Junior finisce a terra, forse qui anche se era fallo gli arbitri lasciano correre. E dobbiamo dire che ha molto da rimproverarsi, due libere con gente di quel calibro di Morgado e Junior non si possono sprecare così malamente. Sì, lasciando... soprattutto questa, credimi, sì. Questa se Junior guardava il portiere e ha fatto i due passi indietro l'avrebbe fulminato proprio. Invece ormai era partito con quell'intenzione. Attenzione intanto però a Garcia, se c'è Planas dall'altra parte, arriva Planas. Qui rimaniamo così, proprio finisce la partita 0-0. Adesso vorremmo vedere un attimo questo replay. Allora, l'entrata a Scivoloni col possesso di palla dell'avversario è fischiata. In questo caso penso che arrivi abbastanza prima. Sì, arriva, sì, prima, arriva prima ancora, giusto, che Planas entrasse in possesso. Giusto così, dunque finisce 1-0 questo primo tempo, frutto del gol di Forte, come vediamo dopo pochi secondi dall'inizio della partita. Noi adesso diamo la linea a Saxa Rubra, coordinamento giornalistico di Marco Lollo Brigida, e la riprendiamo qui fra un po' per una parte importante. Importantissima, un giocatore fondamentale per la squadra di Marco Lollo. L'abbiamo visto con un nuovo look, non c'ha più i capelli lunghi, quindi non aveva più bisogno della fascia, l'abbiamo visto con i capelli corti, probabilmente si lascerà, mentre qui Planas cerca ancora, ma l'abbiamo visto, poi magari in qualche modo glielo diremo al giocatore argentino che non c'era assolutamente fallo su di lui. Non solo la palla nettamente in anticipo, ma soprattutto, visto che c'era stato chiesto, anche nettamente fuori dall'area, quindi
ottima la decisione presa da Sgangilli. Nella sezione di Spezia mentre tutto pronto, Bernardi, Morgado, Forte, Foglia, Garcias, Rosigna, Emanuele Ayala, Velasquez e Puzzi, sì, oltre sì. A Redivo. Il fatto che non parta Gabriel Ayala secondo me perché, attenzione, stava per succedere quello che era successo a parte inverse. Identica la situazione, si è ritrovato la palla sui piedi Velasquez su un intervento di Emanuele Ayala, un pallone recuperato, non ha calciato, ha tentato di superare l'avversario diretto con un lob. Forse se avesse calciato avrebbe trovato la soluzione ottimale. Sto dicendo, il fatto che non parta nel quintetto iniziale in questo secondo tempo Gabriel Ayala è quello che stava dicendo in qualche modo prima Franco Albanesi. È vero che sono arrivati a 8 falli, però almeno 3 regalati, compreso quello della maglietta che non è stato possibile rivedere, ma credetemi sulla parola, anche quello abbastanza sciocco, mentre qui c'è uno sbaglio di Morgado che regala un'occasione a Emanuele Ayala, poi arriva il fallo di Puzzi e quindi Pescara già con il primo fallo e c'è un chiamato da Montesilvano. Andiamolo a sentire quello del Montesilvano. No, no, dall'altra parte, dal Montesilvano. Il campo, non che ci facciamo la palla, cerchiamo di capire quello che succede. Beh, in pratica è quello che avevamo sottolineato noi, l'ha chiamati per dire, ma che sull'impostazione hanno perduto, no, 3 palloni, sono passati in 50 secondi ma nemmeno, e già rischi paurosi, quindi giustamente lui l'ha richiamati perché non sono usciti a dovere dallo spogliatoio. Lui giustamente in questo caso chiede più umiltà, pallone anche in tribuna, pallone regalato agli avversari, ricominciamo a pressare, che poi era stata la giocata, la tattica migliore fino a questo momento, ha pagato moltissimo il Montesilvano. Quindi diverso approccio in questo secondo tempo da parte delle due squadre, è vero che deve recuperare il Pescara, ma è anche vero che il Montesilvano è in vantaggio, ma soltanto di un gol, quindi partita ancora apertissima anche per quello che si è visto in campo, al di là degli errori della squadra ospite nei tiri liberi. Foglia, Puzzi si oppone con corpo, prima del time out stavo completando il discorso su Gabriele Ayala, come avevi fatto notare te, qualche errore di troppo, Borgado perde palla, Velasquez non ne approfitta, probabilmente il tecnico Marzuoli ha capito che non è giornata in questo momento per Ayala. Forse, tu hai detto, secondo me come tipo di gioco con azioni prodotte ha giocato anche bene, non è sicuramente risultato ottimale nella fase difensiva perché ha commesso... Attenzione Morgado, Foglia sul sinistro, esterno della rete. Partita senza un attimo di sosta comunque. Bella squadre, partita veramente. Sì, tutte e due le squadre stanno cercando di dare intensità. Mentre parlavamo prima, un'altra palla persa da Morgado, mentre qui molto bene in fase offensiva il capitano del Montesilvano. Ti dicevo, Gabriel Ayala ha sbagliato sicuramente la fase difensiva, soprattutto per troppa irruenza, ha commesso 2 o 3 falli veramente sciocchi in quanto l'avversario non poteva procurare nessun danno a proprio sfavore. Qui Forte non riesce a liberare la palla che rimane su Velasquez e il tiro straordinaria alla sinistra di Velasquez, perché sull'uno contro, guarda, uno, vincendo anche un rimpallo, riesce a calciare ancora una volta, colpisce d'esterno e la palla non c'entra lo specchio. Dalla nostra posizione sembrava più a fil di palo, invece la palla è finita più larga di quello che ci era sembrato, ma rimane comunque la bontà dell'azione del numero 7 di casa, Garcias con Planas, la palla indietro per Forte. Foglia si accentra, finisce a terra, il fallo di Rosigna e il secondo fallo per il Pescara. Ancora una volta si sta caricando
di falli. Viene chiamato l'uomo addetto ad asciugare il sudore. Si può vedere anche da questa inquadratura, la parte molto più scura. Ovviamente i giocatori sudano abbondantemente perché il Pallaricopiano è pieno in ordine di posti. E quindi... fa molto caldo, c'è molta umidità. Sì. E dunque Foglia, non mi dire che proverà di sinistra a tirare direttamente in porta, no, va via, sembra forte, incaricato del tiro, no, è una finta per Foglia che apre in qualche modo la sua visuale nei confronti di Redivo, però la palla è senza pretese. Ancora molto bravo qui Puzzi, la palla lanciata da Bernardi era buona, stava scendendo in maniera pericolosa sulla testa di Foglia, ma Puzzi anche grazie alla sua statura è riuscito ad intercettarla. Ancora un pallone buttato da Manuel Ayala, veramente una trasmissione di palla completamente errata e anche pericolosa ad attraversare tutto il campo in zona difensiva. Ed è rientrato Gabriel al posto del capitano Rosigna. Sarà Garcias a rimettere in zona d'attacco, quasi fosse un calcio d'angolo. Planas, si ricomincia da capo con Bernardi. Bernardi, il tiro direttamente in porta, anzi per la deviazione di Forte, ma ci mette la testa. Sì, con grande coraggio Forte mette la testa su questo calcio a rete del proprio portiere. Attenzione a Foglia, su una palla recuperata da Garcia, se Foglia riesce comunque a tirare in porta, non trova lo specchio della porta. Ti dicevo, ha tentato ancora una volta di intervenire Forte su questo calcio a rete del proprio portiere, una deviazione di testa, ha messo la testa veramente su un tiro molto violento, ha tentato la deviazione, molto coraggio. Garcias, Planas, la palla è per Bernardi, ancora il suo destro in azione, sta intercettato da Emanuel, va via, si oppone Forte, vorrebbe il fallo, si fermano tutti, può ripartire Forte da solo, c'è addirittura un 3-2, Garcias, la palla per Foglia, si mangia il gol. Ma si sono fermati tutti i giocatori del Pescara. Si sono fermati aspettando il fallo di questa posizione di Forte. E sulla ripartenza 3-2 Foglia completamente da solo. Grande l'intervento comunque da parte di Redivo. È rimasto in piedi, ha preso una pallonata sul petto e è riuscito a mettere in angolo. Dobbiamo dire che questo Redivo, che è uno delle novità, intanto scende Puzzi, la palla è per Muoio, che veniva dalla Reggiana, si sta comportando molto bene, molto la prima bene. Volta che lo vediamo dal vivo, sicuramente molto reattivo, sì molto reattivo, rimane bene in piedi, si sta comportando molto bene il nuovo acquisto di Margiol. E comunque grave questo fatto, anche se avessero avuto ragione non si può aspettare il fischio dell'arbitro, concedere come abbiamo visto poi Foglia solo davanti al portiere. Bravo Redivo sicuramente, ma uno come Foglia di solito da lì non sbaglia. Attenzione intanto la posizione del pivot, scarica grande bene Planas. Palla a Velasquez, però può ripartire Ghiotti il tiro. Grande Planas in questa posizione, ha prodotto un'azione difensiva veramente straordinaria, rimaneva dietro al giocatore avversario, al pivot che lo teneva anche per la maglia, ha spostato palla. Arrivava Velasquez in corsa e lui è riuscito a tenere il piede largo per controllare anche l'avversario che arrivava. Veramente quasi uno contro due, è riuscito veramente a salvare la propria porta. Eh sì, ne parlavamo prima dell'esperienza, no? Attenzione a Junior, però fa buona guardia questa volta Gabriel, però ridà palla un'altra volta a Junior, che però non ne approfitta, può intervenire Velasquez. Rimane altissima la squadra, adesso si fa vedere Muoio, chissà se gli arriva il pallone, così è, ma Planas lo anticipa, fa, mettendo però fallo, ed è il primo fallo, il secondo fallo per il Montesilvano. No, 2-1 i falli dunque, avevamo visto bene, ci aveva anticipato, ancora Planas, recupera un pallone, Ghiotti, Garcias, scambia ancora con Ghiotti, ancora la palla per l'ex giocatore della Lazio. Ricomincia a pressare molto bene il Pescara, Junior serve dall'altra parte, Garcias in profondità per Ghiotti che riuscirà ancora per Planas, così è.
La palla è per Garcia, se non lo molla un attimo Emmanuel. Gabriel parte ancora Planas in fascia, non riesce l'1-2 con Junior. Deve essere una buona occasione. Ringraziando ovviamente, mentre rivediamo il tiro al lato di Planas, Valerio Riglietti, l'ufficio stampa della divisione calcio a 5, ci manda un altro messaggio. Il Napoli ha perso contro l'Arzignano in casa per 3-2. Franco Albanese. Questo è un risultato importante, sicuramente per l'Arzignano un brutto stop per il Napoli. Una attenzione in intanto casa. A Puzzi ci mette i pugni Bernardi. Ancora Ghiotti dall'altra parte, incredibile come non è entrata questa palla, c'è il 2 contro 1, molto bravo Garcias e Planas, diciamo che si sono mangiati un gol, adesso poi lo rivedremo, fate finire questa azione, ma cosa ha fatto in fase difensiva Garcias, lo rivediamo, Ghiotti, il tiro, sono due dall'altra parte fra Planas e Junior, Planas prende purtroppo il palo. è troppo avanti con il corpo, allora e riesce a mettere il rischio di un autogol addirittura. Sì, Puzzi naturalmente ormai fa il tutto per tutto in scivolata, tenta la deviazione, è stato fortunato e addirittura sul rientrare il pallone in campo il Pescara secondo me si è mangiato una ripartenza paurosa, 2 contro 1, sbaglia Rosigna, rimane bene in mezzo, si frappone sulla linea di passaggio e come detto bene te Garcias, però lo sbaglio è di Rosigna. Dunque brutta battuta dal resto del Napoli che rimane a 2 punti, sorpassata anche dal Terni e dall'Arzignano stesso che va a 4 punti. L'Arzignano ricordiamo che è stato penalizzato, sì. Penalizzazione. Sì sì, penalizzato, però ne aveva uno, sì, voglio sì. Dire e quindi e praticamente poi sarà difficile avere Roma Perugia e Luparense Lazio Colleferro perché giocano alla stessa ora, quindi magari avremo dei parziali, però insomma già abbiamo dato 4 risultati più la partita che stiamo vedendo 5, sembra che stiamo comunque aggiornandovi per quanto ci è possibile. Qui continua a 12.56 dalla fine il vantaggio del Montesilvano che pochi istanti fa ha rischiato prima di andare al raddoppio e poi di subire il gol del pareggio. Sì, c'è stato l'errore di Rosigna, ma molto bravo Garcias sulla diagonale di passaggio. Quando si diceva dei giocatori esperti di sicuro rendimento, Garcias è uno di questi. È uno che lo trovi sempre, è un giocatore straordinario, molto talentuoso anche, ma comunque un giocatore tatticamente importantissimo. E a dispetto di un fisico sicuramente non di quelli imponenti, e anche abbastanza duro nei contrasti. Attenzione intanto a Rosigna. Finisce a terra Ghiotti, non ne approfitta, cerca di girarsi Rosigna, cerca soprattutto di intervenire Velasquez e poi ripartire il 2 contro 1, eccolo qui, ancora una volta Garcias, Junior per Garcias, passaggio non molto buono, riesce a tirare però il passaggio a Garcias di Junior non è stato proprio dei migliori, erano rientrati in parità numerica. Il tiro di Junior è senza problemi, fra l'altro smorzato col corpo da un difensore avversario. Il pallone per Ayala che non prova a tirare al volo, mette a terra, interviene Foglia. E qui vediamo Redivo per la prima volta esibirsi di piede. Non porta a nulla. Vediamo in campo per la prima volta Jonatas, mette in campo Collini, un giocatore che non abbiamo mai visto. Si combatte comunque su tutti i palloni, vedi, ci sono fasi di gioco
E Jonathan subito un contrasto, recupera palla, poi Junior la riperde, attenzione Ayala, entra in area, Ayala prova a dare dall'altra parte, esagera Ayala, c'era Del Ferraro che arrivava in corsa, bastava appoggiargliela dietro, grande iniziativa, attenzione, ecco Jonathan il destro. Come dicevo, sicuramente tatticamente le due squadre non stanno disputando una grande partita, perché c'è molta confusione, però diventa anche divertente in questo caso, perché ci sono partenze contro ripartenze e le squadre sono molto lunghe, e sicuramente per lo spettacolo questo è divertente. 25 ottobre 88, quindi un ragazzino, Jonathan, entrato con il numero 8. Si è comportato ha avuto una brutta distorsione alla caviglia di Emanuele Ayala. Sì, nel poggiare il piede si è rivisto proprio sul replay, ha poggiato male l'esterno del piede, ecco lo rivediamo, il sinistro in questo caso, guarda, va a poggiare il piede, ci cade proprio sopra, vediamo, sì, il piede, sì, la torsione distorto, proprio, sì, della caviglia sinistra, si rialza, però per fortuna non è nulla di grave. Sto dicendo Jonathan, per carità, un minuto nemmeno scarso, però dimostrato personalità. È un giocatore dell'88, insomma. La palla è per Gabriel Ayala, attaccato da Forte. Cerca in qualche modo e riesce a far arrivare la palla a Del Ferraro, che però è costretto a ritornare indietro. Ancora Gabriel. C'è una squadra molto fisica in questo momento in campo Marzuoli. Bernardi prova col piede, cerca di sorprendere Redivo, che però arriva a bloccare questo pallone. Qui c'è un lancio stile male calcio. Ancora una volta, sì, male nell'impostazione della manovra. Puzzi butta via un altro pallone regalato al Montesilvano. E non hai l'idea di una squadra molto forte fisicamente in campo, mancano quelli che si chiamano i velocisti. Qui vediamo il ripiegamento difensivo. Attenzione a Foglia che ruba palla, cerca il numero ancora dietro per Diotti. Puzzi in questo caso molto lentamente nel ricevere il pallone, si fa anticipare da Foglia. C'è Del Ferraro, Puzzi, Gabriel Ayala. Qui c'è punizione a favore del Pescara. Eh sì, Diotti si fa togliere, si fa togliere un pallone molto scioccamente in mezzo al campo e poi a terra Puzzi. Terzo fallo per il Montesilvano. Palla è a Gabriel. Molto deciso in questo caso Jonathan. Natura per Fulvio Chiolini. Colini. Gabriel. Salito Forte, mette nel vuoto per Muoio. C'è Del Ferraro al centro che adesso esce, cerca di entrare ma non può. Gabriel, la palla da Muoio ancora per Gabriel, la palla senza guardare, un altro po' ne approfitta Muoio e Jonathan. Qui è molto bravo Ghiotti. Partita in questo momento povera dal punto di vista tecnico, ma dal punto di vista della intensità rimane comunque importante, perché si è soltanto 1-0. Dovrebbe palla Rosigna, che è rientrato in campo, eccolo qui Rosigna, ma si difende molto bene il Montesilvano. Sì, tutti dietro la linea della palla, c'è poca profondità da parte del
Adesso qui Rosigna del è costretto Pescara, Rosigna, a fare il numero perché nessuno gli era venuto in appunto, è questo che ti volevo dire. Rosigna mette giù un buon pallone in zona centrale, ma nessuno va poi da lui a calciare o a proporsi per ricevere, e perciò l'azione si spegne. Deve tentare lui il numero, ma ormai è chiuso in 4. Da forte il servizio che vuole essere per Foglia, recupera Rosigna, cerca di andare via a Muoio, si allarga, poi rigioca indietro con Gabriel Ayala, fa vedere Velasquez, forse riceverà, non è così, prova l'uno contro uno, smorzato da Foglia, si oppone con corpo Jonatas, però non riesce a impedire che la palla sia ancora a favore del Pescara. Palla dietro per Velasquez, ricomincia da capo, Velasquez contro forte, Jonatas ancora una volta mette il piede e rientra Planas. Se hai dei giovani con questa personalità che danno dei minuti di respiro a dei giocatori importanti, crescere molto bene in una squadra, soprattutto con tutta questa, è una buona notizia per Colini. Cioè, la partita è 1-0, sì, è fuori casa, e mettere dentro un giovane ci vuole coscienza che quel ragazzo ha le qualità, perché se no non lo rischi sull'1-0, naturalmente, anche a rischio di bruciarlo, no? Perché evidentemente un ragazzo può avere delle difficoltà. Dunque, quando siamo abbondantemente nell'ultimo, dentro l'ultimo quarto di gara, mentre sta per rientrare Morgado qui inquadrato con Colini per ricevere le ultime istruzioni, la partita prosegue. È calata sicuramente, è calata il profilo spettacolare, sì, però è ancora molto viva, in quanto lo ripeteremo fino a noia, siamo ancora 1-0. Attenzione ad Ayala, respinge con i piedi mentre qui Morgado sta per involarsi, poi recupera bene Velasquez, Ayala ancora una volta buono l'intervento di Garcias che gli fa perdere tempo e poi perfeziona la fase difensiva Planas. Sì, ti dicevo, comunque non un Manuel Ayala nelle migliori condizioni ancora, anche in questo caso perde malamente un pallone. Attenzione Morgado, anche qui i due fratelli Ayala, diciamoci la verità, oggi non molto presenti, non proprio irreprensibili, e naturalmente lo dicevamo in presentazione, se calano un po' loro due che sono la spina dorsale di questa squadra, evidentemente ne risente tutto il Pescara. Intanto è Velasquez, prova a far tutto da solo, si chiudono le maglie difensive, esce Planas di prepotenza, addirittura prova l'uno contro uno, però è bravo in questo caso a chiudersi il Pescara con Emanuele Ayala. Sarà rimessa laterale però per il Montesilvano, e Morgado che gioca con il suo portiere, il lancio ancora per Morgado, fa buona guardia a Grabreiale e regala una rimessa laterale agli avversari all'altezza di metà campo. Sì, il Montesilvano tenta naturalmente di addormentare la gara. Colini, come hai sentito anche da De Motte, non ha nessuna intenzione di rischiare, qui brutta la palla rimessa in mezzo. Attenzione Velasquez e Planas, Velasquez ha avuto la meglio dell'argentino del Montesilvano. Anche Velasquez ha preso un colpo forse, sì, nell'occhio. Vediamo qui, lo possiamo rivedere, forse in questo momento proprio in partenza si sono appoggiati, ma niente di grave. Ha dovuto mettere tutta la sua esperienza in questa giocata difensiva Planas, perché è molto più veloce di lui, sì, gli era andato per via, non fargli prendere velocità all'inizio l'ha portato fuori, poi sì l'ha fatto calciare molto largo. Comunque ancora un'iniziativa forse dell'unico uomo che ha veramente impensierito la squadra di Collini, che è stato Velasquez, molto positivo, sì, il numero 7 di Marzuoli, mentre siamo a poco meno di 6 minuti dal fischio finale. Vi ricordo che l'Augusta ha battuto il Bisceglie 4-2, l'Arzignano è andata a espugnare Napoli 3-2, il Terni ha battuto in casa il Procigli per 1-0, mentre la Marca Trevigiana ha fatto il colpo a Reggio per 3-1. Le altre partite sono Luparense Lazio Colleferro e Roma Perugia, e ovviamente quella che stiamo vedendo qui, Pescara Montesilvano. Gabriele Ayala,
capitano Rosigna ancora per Gabbia, diceva ancora Rosigna, Emanuele Ayala, la palla che poteva andare per Buzzi, invece cerca l'imbucata per Rosigna, non si intendono i due, sembrano un po' anche sfiduciati. C'è il tempo, tutto il tempo per pareggiare questa partita, perché 5 minuti sono un'eternità, però mi sembrano non tanto convinti. Attenzione a questa respinta di Pugni che poteva in qualche modo favorire Planas, e comunque rimane in zona d'attacco con questa rimessa laterale ben oltre la metà campo il Montesilvano, che ricordiamo ancora in vantaggio 1-0 per il gol di Forte dopo pochi secondi dall'inizio della partita. Ancora Junior, Junior perde palla per Emanuele Ayala, Emanuele Ayala e non inquadra la porta, ha fatto tutto bene meno la fase. Ha recuperato un buon pallone, sì, ha affrontato bene sull'uno contro uno l'avversario, poi ha calciato malissimo. Junior mette palla, recupera però il Pescara che ha intensificato se non altro la fase nell'anticipo. Qui senza guardare per il fratello che però è rimasto fermo. La Gabriel Emanuele, a buon gioco il Montesilvano che ripropone ancora questa azione, come stava facendo notare Franco Albanesi, tende più, a parte in questo momento questo tiro senza velità di Bernardi, a cercare di abbassare i ritmi della partita. Sì, naturalmente nella confusione, sull'atteggiamento tattico sbagliato, sulle squadre allungate, può solo che giovarsene la squadra di Marzuoli. Mentre abbiamo visto un'altra bella azione, mentre qui Garcia se non si accorge del passaggio, e quindi il Pescara di Emanuele Ayala è dovuto intervenire di piede, molto bravo Bernardi, mentre Garcia si recupera l'ennesimo pallone. Planas, che numero di Planas, malamente sprecato da Morgado. Sì, ha grande... fatto la finta per rientrare, ha liberato al tiro il compagno. Grande l'iniziativa, perché poi sul taglio proprio da un pallone straordinario Morgado calcia malamente. Non ci saresti andato di piatto tu, avresti incollato forse di collo. Di destro era difficile. No, va bene, no, però per dire. Il mio destro veramente serve solo per salire sul famoso autobus. Attenzione ancora Emanuel, ancora Emanuel, stavolta è Velasquez, ancora Garcias che disturba il numero 7, l'imbucata era perfetta per Emanuel che però è rimasto fermo, non aveva fatto il taglio, però Garcias come dà fastidio. Giocatore avversario per dare un pallone, come ha detto Colini nel suo time out chiamato dopo pochi secondi dall'inizio della ripresa, non è mai gratis, deve sempre spendere, nel senso che deve faticare, certo, per dare un pallone. Voleva il fallo Foglia, non intervengono gli arbitri, la situazione falli è abbastanza tranquilla, 2 per il Pescara, 3 per il Montesilvano. Foglia qui prova tutto da solo e trova un gol straordinario. Solo un colpo così poteva sbloccare questa situazione. Questa situazione è sbloccata da uno contro uno, mal posizionamento del Pescara su un fallo laterale in zona offensiva. Lasciano ricevere Foglia ed affrontare poi Gabriel Ayala sull'uno contro uno negli ultimi 10 metri. Lo fa secco e scarica un pallone in rete veramente straordinario. Andiamo a sentire il Pescara. Che cosa farà adesso, se giocherà con il portiere di movimento o no? Stanno 2-2, se ti attacca l'opposto giro e vengo a fare la superatomia di qua, altrimenti gioco 2-1-2, ci siamo? 2-1-2, con questo qua in mezzo, due Walter qua in mezzo, Oscar, metti, quindi metti di qua Oscar, metti di qua, Lucio, Rosi, Walter, ok, ci siamo? E Gali. Franco. Sì, fa uscire sicuramente Redivo l'impostazione della manovra, perché ha chiesto il posizionamento. E infatti lo vediamo, eccolo qui, già pronto il portiere in movimento. Si aspetta la difesa del Montesilvano, un 2-2. E quindi ha spiegato Puzzi, ai suoi giocatori. Puzzi al posto di Redivo. Ha spiegato ai suoi giocatori come devono essere i movimenti per neutralizzare questa difesa che lui prevede sia di 2-2.
che entra il portiere in movimento. Dicevamo, sì, l'errore della difesa del Pescara, c'è, ma che cosa comunque proposto da... E invece c'è il rombo, come ha inventato il gol Foglia. Però si adegua subito sulla fase di impostazione il Pescara, lascia sempre un giocatore in mezzo, deve avere più pazienza Puzzi nel far spostare la difesa avversaria sul possesso palla, deve avere più pazienza il Pescara nel far girare, e poi sul minimo errore del mal posizionamento del Montesilvano tentare di approfittarne. Ayala si libera Velasquez, si chiude bene però la difesa, è forte di testa, mette fuori Ayala, la palla brutta per il capitano Rosigna, prova a colpire al volo cercando il gol Garzia, se non colpisce bene viene fuori un campanile che riconsegna palla gratis. Attenzione a Foglia, per un attimo rientra in possesso del pallone, però ancora ormai è stata toccata da un giocatore avversario, ci può giocare Puzzi tranquillamente. Ancora Ayala, prova nell'uno contro uno contro Garcias che lo contra benissimo, sarà calcio d'angolo, ancora Ayala, ancora dentro, non c'è nessuno nel mezzo perché Moyo era rimasto attaccato al compagno che infatti si lamenta. Puzzi perde palla, attenzione a Foglia, Puzzi rientra, tiene palla facendo scorrere secondi preziosi forte, adesso è Ghiotti che è di tacco, però manda in fallo laterale, esce Gabriel, entra Manuel, forse è giusto mettere uno un po' più tecnicamente agile. Sì, sicuramente agile, c'è il posizionamento secondo me sbagliato, hanno iniziato molto bene e qui attenzione a Foglia, potrebbe fare il 3-1. Foglia fa rientrare il portiere Foglia e poi sigla quella che potrebbe essere la, mette quella che potrebbe essere la parola fine a questa partita. Ha aspettato e poi con un tocco di esterno a uscire, sigla il 3-0. Sì, Foglia non aveva disputato certamente una delle sue migliori partite, però ha avuto due palle sul sinistro e ha segnato due reti, di più non si può volere da un giocatore. E probabilmente mentre qui c'è rigore netto, adesso magari lo rivedremo, mentre ancora Garcias fa andare a terra il portiere che poi col corpo ci rimane, Morgado e palla retina. Secondo me c'era il rigore netto su Rosigna che sul rimpallo è stato fortunato, la palla era rimasta sotto il piede. Adesso lo rivedremo ovviamente. E Ghiotti secondo me l'aggancia. Partita che ormai ha poco da dire, 1:15 al termine, 3-0, partita è stata complicata, non si dà comunque per perso. Velasquez trova molto ben posizionato comunque Bernardi. E adesso vediamo vediamo passa proprio a sinistra e c'è proprio l'aggancio del piede, poi lui dopo si lascia andare, però viene toccato sicuramente. Redivo, il tiro di Redivo, si butta a Bernardi, riesce a toccare il pallone, sarà calcio d'angolo, però ormai 3-0 diventa difficile per il Pescara riprendere questa partita. È stata giocata sicuramente male la fase del portiere in movimento. Sì, male soprattutto dopo la prima, seconda azione dove invece si era posizionata molto bene la squadra dei Marzuoli. Dopo nella confusione. Attenzione intanto qui, molto bravo Redivo. Bene. Dunque non so se è parziale o finale, ma cambia poco perché la Luparense 8-2 nei confronti della Lazio, quindi diventa comunque, anche se siamo negli ultimi minuti, ho finito, 8-2 è comunque un risultato acquisito, mentre nell'altro la Roma sta perdendo in casa con il Perugia, ha perso in casa con il Perugia per 3-1.
quindi possiamo in qualche modo già delineare quella che sarà, mentre finisce anche qui con il risultato di 3-0, quelli che sono i risultati, mentre sta succedendo qualche cosa di veramente brutto, di cose che non vorremmo vedere. Capiamo che è un derby, capiamo che c'è tensione, ma per fortuna rientra tutto immediatamente nella calma. È stato Velázquez portato via dai dirigenti, abbiamo visto anche i giocatori, mentre Morgado rientra tutto nei termini e giustamente vanno a festeggiare come meritano sotto i propri tifosi. Dunque Franco, partita sofferta per, naturalmente, per il Montesilvano, è riuscito a sbloccare, a finire, comunque a terminare la partita proprio negli ultimi minuti, partita di grande sofferenza, grande dimostrazione di forza anche in questo caso a parte di Collini, ha saputo soffrire la squadra fino all'ultimo momento. Mentre vediamo che ci stanno delle espulsioni, gli arbitri, sì, gli arbitri, secondo me anche giustamente, perché a fine partita reiterate, sì, ci devono essere, gli arbitri hanno detto di aver visto tutto, secondo me giustamente prendono, perché deve finire anche questa cosa, sì, del dopo partita, una... cartellini sicuramente... rossi nei confronti di, non lo vediamo, ancora non ci stanno, giustamente gli arbitri chiamano i giocatori interessati, lo vediamo qui. Naturalmente ci deve essere ancora la stretta di mano, giusto? Gli arbitri chiamano tutti. Ah, chiamano per la stretta di mano, perfetto. Allora dicevamo, partita che si è risolta soltanto per dei colpi di foglia in momenti particolari, mentre andiamo a vedere i risultati finali di questa giornata e naturalmente la relativa classifica. Napoli Arzignano 2-3, Pescara Montesilvano 0-3, Roma Perugia 1-3, quindi 3 vittorie in trasferta, poi la quarta della Marca Trevigiana nei confronti di Reggio Calabria, Luparense Lazio Colleferro 8-2, Augusta Bisceglie 4-2, Terni Scicli 1-0, per una classifica che vede ancora in testa la Luparense con il Montesilvano e la Marca Trevigiana ancora lì incollati. Secondo me, eccola qui, Luparense 12, Marca Trevigiana e Montesilvano a 10, il Pescara e il Napoli rimangono a 2, Reggio Calabria a 0. Siamo soltanto all'inizio, si sono giocate soltanto 4 partite, con tutto l'affetto e la simpatia con cui seguiamo la Marca Trevigiana, sembra che sia una lotta per il momento fra il Montesilvano e la Luparense. Sì, beh, naturalmente sono anche le due squadre. Anche perché l'Arzignano ha avuto la penalizzazione. L'Arzignano c'è, cioè, la penalizzazione. Come abbiamo sempre detto, comunque in questa fase, cioè nella stagione regolare, conta poco. Sicuramente il piazzamento favorisce la squadra che arriva prima in classifica, perché poi può disputare le gare di ritorno in casa. Però naturalmente tutto si racchiuderà nei playoff. La fase regolare va solo disputata bene per prendere poi possesso delle migliori posizioni e poi disputarsi tutto nelle ultime giornate. Bene, tutto, vi ricordo il risultato finale, mentre per fortuna è finito tutto quanto. Montesilvano si aggiudica a Pescara il derby contro la squadra di casa per 3-0, forte, e una doppietta di foglia per la squadra allenata da Fulvio Collini. Io ringrazio ovviamente Umberto Orti in regia, Franco Albanesi che come sempre ha avuto la bontà di sopportarmi qui al mio fianco. Grazie mentre a te, buonasera. Rivedendo i gol, vi ricordo che la prossima settimana Rai Sport Satellite vi trasmetterà Procicli Reggio Calabria, altra partita molto interessante. È tutto, la linea può tornare a Saxa Rubra, Marco Lollobrigida, buonasera.